Ciao ragazzi e benvenuti al nuovo episodio del DRM. Oggi siamo a Ferrara e siamo in una struttura famosissima, l'ex manicomio infantile di Aguscello, sul quale ci sono tantissime leggende che tutti ormai conoscete benissimo, per cui io direi di non perdere tanto il tempo sulle leggende di questo ex manicomio che appunto ospitava bambini. C'è questa famosa leggenda di Filippo, di questo bambino che si sarebbe lanciato dall'ultimo piano appunto perché era stato rinchiuso in una di queste stanze. Quindi incominciamo con il sopralluogo diurno e poi questa notte torneremo per l'indagine notturna. Quindi incominciamo. Allora ragazzi, siamo dentro al manicomio e incominciamo il nostro sopralluogo. Attrezzi attivi. E cominciamo appunto il sopralluogo. Premettiamo che la struttura è completamente distrutta. Adesso vi facciamo vedere. Possiamo inquadrare. La struttura è veramente messa male rispetto a quello che diciamo si vede dalle immagini, dai, tanto bene o male un po' tutti i gruppi ci sono passati. Sono segni di messe nere, i ridimandi riti, non so di che tipologia, quindi per se c'è qualcuno qui che ha voglia di parlare con noi può avvicinarsi a questo strumento e illuminarlo o anche fare un rumore. Praticamente è distrutto. Anche qua. Diciamo che per fortuna l'unica zona rimasta buona è la parte superiore e le scale, e poi ci permetteranno di andare di sopra a vedere come è messo. Quindi aspettiamo questa stanza. Con noi lo può fare. Permesso.
può avvicinare questo strumento. Ci siano delle presenze, quindi se vuoi illuminare lo strumento che c'è sulla finestra, posso fare dei rumori, posso fare anche dei rumori, prendi energia dagli strumenti che abbiamo lì. Oppure se dobbiamo spostarci di stanza, ti fai un rumore in maniera tale che poi non capiamo in che stanza dobbiamo andare. C'è qualche bambino che ha voglia di parlare con lui? Noi siamo Giacomo e Alessandro. Se c'è qualche bambino, si può avvicinare a quegli strumenti lì e noi riusciamo a... Quando hai detto bambino, ha preso un po' di brividi e di angoscia, perché adesso non mi faceva... Era un manicomio. Per bambino, no, lo so, però adesso ero... Sì. Quindi se c'è qualche bambino che è rimasto qui, che voglia di giocare con noi, lo può fare illuminando quegli strumenti. Si legge che qui dentro ha vissuto un bambino che si chiamava Filippo. Filippo, sei qui? Se Filippo è vero e voglia di giocare con noi, puoi accendere queste luci. E noi capiamo che sei qui con noi. È stato un vento enorme. Sì. Ting. Sarà bene. Ok, siamo in campagna, quindi qui intorno ci sono anche delle attività che stanno lavorando, per cui si sentono dei rumori, ma si distinguono bene i rumori che provengono da fuori rispetto a quelli che potrebbe produrre un'energia o qualsiasi cosa. Quindi procediamo nelle stanze superiori. Spero che Alessandro abbia già fatto una panoramica di tutte le scritte. E ripeto, se c'è qualche bambino che ha voglia di parlare con noi, senza paura, perché noi siamo qui in pace, può far illuminare questo strumento avvicinandosi a quello strumento. Se ti avvicini o a questo, questo strumento si illumina. Sono a tua disposizione per giocarci. Ok. Andiamo di sotto. Questo qui è pericolante. Uscire da qui? Sì. Mio Dio. Ma lì cosa ci facevano in quel tavolo? Non vedere. Guardate come è messo questo posto.
c'è qualcuno qui che ha voglia di parlare con noi, qualche bambino, può farlo. Ragazzi, guardate che condizioni che è crollato tutto. Ok. Tieni a foto anche questo che sta facendo. Chiediamo se vuole di giocare. Se hai voglia di giocare con noi. Metti più distante per passare domande destra e sinistra. C'è. Paga quello? Ok. Di tutto di più qui. Ok. 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 Scusate, ma qua è pieno di polvere. Allora, qualcuno ha voglia di interagire con i nostri strumenti, per favore, e farli illuminare uno dei due? C'è qualche bambino qui, presente? Se sì, puoi illuminare quello strumento, quelli due strumenti che ci sono qui davanti. Qui davanti. Aria fredda. Se c'è qualche bambino, ve ne lasciamo uno lì, tanto che prendete confidenza e lui portiamo la zona di qua. Guarda, tieni che questo, sì, che è il nostro farino. Scusate, ma qua vino pieno pieno di polvere. C'è qualcuno qui che ha voglia di parlare con noi? È stata un'impresa entrare. Le porte sono delle altre stanze. Se mi prendi il K2? Sì. Tieni questo, mi prendo quell'altro.
Secondo te? No, ma pochi ho sentito. Chiarissimo. Sei stato tu? Sei stato tu a fare questo rumore? Puoi ripeterlo? Puoi ripeterlo per favore? Puoi illuminare questo strumento poi nelle mani? Siamo? Brilla. Brilla? Sì. Fino già come è arrivato. Sei qui? C'è qualcuno qui con noi? Puoi far illuminare lo strumento che hai in mano, Alessandro? O io? Ragazzi, siete qua? Perché si è confuso, bisogna andare di qua di là. Adesso si deve smettere di qua. E finisce che c'è luce. Ok ragazzi, allora siamo entrati. Purtroppo anche questa zona è completamente devastata, come vedete, però dobbiamo fare un giro veloce, poi rientreremo questa sera. Okay. Accendiamo. Ecco, sì. Preso. C'è qualcuno qui? Sì. Sei un bambino? Sei un adulto. Sei un bambino? Sei un bambino? C'è un uomo? Guardi. Il tuo anche? Sì. Sei il sacerdote? È come se passa vicino e... Ho sentito un rumore. Una sorta di voce. C'è qualcuno qui con noi? Tavola Ouija artigianale.
Sì. Facciamo due foto anche qua. Sì, anche qua c'è più bello. Illumina anche là? Sì. Sei qua? Era questo il tuo banco? Sì. Ok. Eri qui che studiavi? Cioè sei contro luce, non si vede nulla. Vero. Niente. Eri qua, ti sei divertito con la tavola? Vuoi che proviamo a farla stasera a tavola guida? Io direi anche no. A noi non ci piacciono quelle cose. Allora, puoi fare il luminare come ho fatto prima? Basta che ti avvicini. Visto? Facilissimo. Due ore ci è voluto perché prendessero confidenza. Ok, bene. Adesso però vogliamo la prova che tu sei qui con noi e ci fai riilluminare un'altra volta lo strumento che ho appoggiato per terra. Prendi energia e fai come hai fatto adesso, sei arrivato fino al rosso. C'è la parte fotografica, eh? Sì. Puoi far ritornare quelle lucine fino al rosso? Vedi, già c'è chi. Vabbè, c'è la fine rossa. Sei qui? Oh, ma ci prende anche questo per il fiocco? Tutte le volte che non siamo a campo ci brilla le K2. Allora fai il rumore. Riesci a fare un rumore così? Riesci a fare un rumore? Ti dà fastidio la telecamera? Non ti piace la telecamera? Provo a prendere questo qui. Sei qui vicino a voi? Direi
Possiamo venire questa sera qui a trovarti? Possiamo chiuderla qui? Anche perché i locali vicini... Niente. Vuoi che ce ne andiamo? Se vuoi che ce ne andiamo, basta che ti avvicini questo strumento e lo fai illuminare. Come hai fatto prima. Puoi prendere l'energia da questo strumento.